Alla scoperta dei tesori delle scuole di Catanzaro, l'iniziativa è del FAI nell'ambito delle mattinate d'inverno con le scuole, ma nel fine settimana iniziative anche a Reggio Calabria e a Rocella Ionica. Sentiamo Emanuela Gemelli. Il pezzo più prezioso che voi mostrate sono le 500. Cosa sono? Allora, le 500 che appartengono alla nostra scuola, vengono definite così perché scritte nel XVI secolo, sono tra i primi libri stampati della storia. Sicuramente si distinguono dai manoscritti medievali per la presenza di caratteri tipici dei libri moderni, come la presenza dell'indice, della punteggiatura, la divisione in capitoli, che sono delle assolute novità per l'epoca. Alla scoperta dei tesori nascosti nelle scuole, il Fondo Ambiente Italiano usa Ciceroni Studenti. Lo fa da 6 anni e svela alle città i tesori nascosti negli istituti. A Catanzaro, un lungo tour nelle scuole approda alla biblioteca Chimirri del liceo classico Galluppi. È qui che si trova uno dei tesori più preziosi presenti in città, le 500. Si sa che sono stati stampati, diciamo, a Venezia, perché è il centro propulsore principale, anzi il principale tipografo è Aldo Manuzio. I suoi libri hanno sempre un marchio particolare, che è generalmente un'ancora incrociata con un delfino. Infatti lui è stato il primo a inventare prima le edizioni tascabili e anche i marchi tipografici, come abbiamo adesso le case editrici. Lui è stato il primo a farlo. Dai libri antichi del Galluppi ad altri tesori, quelli dell'Istituto Tecnico. Qui il museo allestito con strumentazione ottica dell'Ottocento è una scoperta straordinaria. Nella scuola intitolata a Grimaldi, che pronunciò per primo la frase «La matematica non è un'opinione». Diapositive della Grande Guerra, i primi strumenti ottici e i registri coi nomi degli studenti che hanno scritto la storia. Al Siciliani, liceo scientifico, il viaggio del FAI approda alla tecnologia di un laboratorio da sempre all'avanguardia, che oggi vanta una stampante 3D e la possibilità per gli studenti di sperimentare live le tecnologie più avanzate.